Un cordiale saluto, gentili telespettatori di Prima Free, e ben ritrovati per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Andiamo proprio a Padova con un intervento del governatore della regione Veneto Zaia, che torna a parlare dell'ospedale, dicendo si può fare anche fuori città perché Padova rischia di perdere l'ospedale. Sentiamo. La seconda bocciatura al nuovo sul vecchio è arrivata ieri. È autorevole, visto che a sancirla è stato Luca Zaia, presidente della regione, l'ente che nella operazione ha ruolo da protagonista in quanto dovrà finanziarla. A 24 ore di distanza dal rettore Rosario Rizzuto, dunque, anche il governatore Veneto non ha avuto dubbi nel prendere le distanze dalla volontà dell'amministrazione Giordani Lorenzoni di mantenere il nosocomio in via Giustiniani ed è addirittura andato oltre, minacciando persino di avviare i cantieri fuori Padova. Per esempio a Saonara, avallando la candidatura avanzata dal primo cittadino Walter Stefan, oppure a Legnaro o, idea ancora più suggestiva, all'ex seminario di Selvazzano. Ovviamente nel caso a cui dovessero essere cassate definitivamente le location di Padova Est, Padova Ovest e dell'aeroporto. Sul nuovo ospedale Patavino, ha detto lo stesso Zaia al termine della visita alla Biennale di Venezia, vedo questo continuo dibattito e mi dispiace che il sindaco, che peraltro non ho mai incontrato, tenga ancora questa posizione. Voglio ricordare che l'attuale soluzione di situarlo a Padova Est dipende dal fatto che una commissione tecnica ha lavorato per mesi e ha analizzato ben 9 aree. Si arriva quindi a questa opzione in seguito a una scelta tecnica e non politica. L'allarme è scattato giovedì sera verso le 20:30 alla stazione di servizio San Marco Petroli di via Montegrotto. Le prime squadre arrivate sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona facendo bloccare il traffico in ambo le direzioni. I vigili del fuoco, dopo varie verifiche presenti sul posto, un manutentore dell'impianto, hanno individuato la perdita nel corpo pompa di alimentazione di una colonna di GPL. Si è provveduto quindi a isolare la fuoriuscita in fase liquida ed applicare dei tappi frangia. Un ulteriore controllo dell'impianto è stato effettuato poi dagli specialisti del nucleo NBCR, Nucleare Biologico, Chimico e Radiologico di Mestre, in provincia di Venezia. Sul posto il sindaco di Torreglia e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno impegnato 13 operatori e 4 automezzi, sono terminate poco dopo la mezzanotte. E adesso andiamo a Rovigo, beccate con il bagagliaio pieno di uva e ortaggi appena rubati. È stato il proprietario di un vigneto a Fratta Polesine a pizzicare sul fatto due donne intente a rubare prodotti agricoli direttamente sul campo. Le due donne, entrambe di mezza età, avevano appena riempito alcune cassette di uva raccolte dal vigneto, cassette poi sistemate nel bagagliaio dell'auto con la quale avevano raggiunto il vigneto. All'interno, inoltre, le due donne avevano stivato anche insalata ed ortaggi appena raccolti, anche questi in maniera furtiva in un campo vicino. Quando le due ladre si sono viste scoperte dal proprietario del vigneto, non hanno potuto fare altro che restituire uva e ortaggi. E così nelle campagne polesane si è passati dai ladri di polli, adesso ai ladri di uva. E andiamo a piove di sacco con la prossima notizia. Rifiuti abbandonati ai lati delle strade o lungo gli scoli consorziali. Non è indenne di questa pessima pratica nemmeno una delle frazioni di Piove di Sacco, Piovega, nella bella campagna che collega il capoluogo a Sant'Angelo di Piove. Per questo il comitato intercomunale Brenta Sicuro promuove un'opera di pulizia dell'ambiente. Domani saremo a Piovega per la nostra nuova piccola azione di pulizia e decoro del territorio, spiega così il portavoce di Brenta Sicuro, Marino Zamboni. L'appuntamento per tutti i cittadini di ogni età e di buona volontà è per le ore 9 di fronte alla chiesa parrocchiale, dove troveranno ad accoglierli gli organizzatori dell'iniziativa, che forniranno i dettagli e anche guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti. Puliremo i fossati utilizzati purtroppo come discariche da qualche cittadino ignorante che evidentemente non è a conoscenza del danno ambientale ed economico che provoca per la collettività. Aggiunge ancora il portavoce Zamboni, secondo il quale si deturpa un territorio e si aumentano i costi per il recupero del materiale abbandonato, che ovviamente dovrà essere gettato in discarica con oneri aggiuntivi per la raccolta differenziata.
E ancora a Rovigo parliamo ancora di raccolta differenziata. Nella città si parte con un'iniziativa di una raccolta spinta, perché ci sarà una vera e propria rivoluzione a proposito della raccolta dei rifiuti. Sentiamo. Dopo la guerra, la rivoluzione. Sui rifiuti, le frazioni di Rovigo si apprestano a passare alla raccolta differenziata spinta, che per qualcuno è già arrivata nella cassetta delle lettere con l'avviso del grande cambiamento, ormai alle porte. I cassonetti, tranne che a Borsea e a Rovigo, centro storico, al momento fuori da ogni modifica, spariranno gradualmente, mentre casa per casa circa 7.000 utenze domestiche per un bacino di quasi 16.000 abitanti, a partire da metà settembre, verranno consegnati 4 bidoni carrellati, ovvero con le ruote in plastica da 120 litri e un bidoncino, oltre a grandi sacchi blu e al calendario della raccolta di diversi tipi di rifiuti. Nel bidone bianco andrà la carta, in quello verde solo il vetro, mentre plastica e lattine andranno messe a parte nei sacchi blu. L'umido nel bidone marrone, con un bidoncino più piccolo da mettere sotto il lavello, mentre per il secco ecco il rivoluzionario bidone grigio, che sarà dotato di un microchip che conterrà le informazioni relative all'utente a cui è stato assegnato. L'idea già in cantiere, infatti, è quella di arrivare a tarare la Tari con una quota variabile a seconda del conferimento dei rifiuti indifferenziati. E torniamo a Padova. È una cittadina tunisina di 37 anni, la donna trovata morta nella tarda serata di giovedì nella sua abitazione di via Turrazza 43. A dare l'allarme al 112 è stato un vicino di casa. L'uomo ha sentito un odore molto sgradevole nell'androne del palazzo e poi da alcuni giorni in quell'appartamento non entrava più nessuno. In pochi minuti alla stanga sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e in supporto i vigili del fuoco e un'ambulanza del suo 118. I militari hanno deciso di entrare nell'abitazione e hanno trovato la donna morta in un avviato stato di decomposizione. La casa è stata trovata in ordine, i carabinieri non hanno riscontrato segni di effrazione. Poco più tardi è giunto anche il medico legale e dopo un'attenta analisi del corpo ha dichiarato di non aver evidenziato segni di violenza. Il sostituto procuratore Marco Peraro ha comunque disposto l'autopsia sul corpo della straniera. Al momento l'ipotesi più probabile è che sia deceduta per cause naturali. Dibi Ayer era nato in Tunisia 37 anni fa. In Italia era irregolare, ma da tempo viveva in quell'appartamento di via Turrazza 43. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo. L'augurio di un buon weekend a tutti gli appassionati di ilmeteo.it. Previsioni per sabato 2 settembre 2017. Vortice Poppea ancora in azione sull'Italia, tempo fortemente instabile su buona parte del nord, col passare delle ore qualche disturbo anche al centro-sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Rovesci e temporali al nord-est, sulla Lombardia, nonché sulla Liguria. Fenomeni anche forti sulle coste dell'Alto Adriatico e possibili nubifragi sul Friuli, Venezia, Giulia. Al centro sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti coperto con isolati rovesci sulle aree interne di Umbria e dell'Alta Toscana. Buono invece altrove. In nottata deciso peggioramento sulla Toscana. Al sud sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per isolati disturbi sulle aree interne campane. In nottata peggiora sulle coste del Basso Tirreno. I venti saranno deboli, localmente moderati o forti, da direzioni variabili. Temperature che risultano essere in calo ovunque, minime tra i 13 e i 24 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo 27 gradi al nord, 28 gradi al centro e fino a 35 gradi al sud. Bene, per ora è tutto. Per ulteriori aggiornamenti cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.